Non stiamo ridendo, oh, il respiro si fa pesante e l'orrore diventa evidente. Se fuori piove io suono, minuto di essere il tuono, che stupido che sono. Nella casa delle bambole ho visto il diavolo ridere, trasformare quelle parole in cenere polvere. Nella casa delle bambole ho udito un uomo cantare, ridava quelle parole, la giusta forma e il colore, il diavolo era in lacrime. Ciao a tutti amici di Milano Rossonera. Allora, prima di tutto iscrivetevi al canale, mettete un like al video, diffondete il verbo ovunque di questo nuovo canale YouTube e soprattutto andate a visitare anche il sito milanorossonera.it. Se non siete iscritti alla pagina Facebook di Milano Rossonera, andate e mettete un bel like e vi iscrivete alla pagina. Allora ragazzi, da dove voglio partire, dove voglio iniziare questa diretta? Mi state chiedendo tutti della notizia poi del giorno, sostanzialmente, che per una volta non coinvolge il calciomercato, o meglio, lo coinvolgerà più avanti nel prossimo futuro, ma tutti vogliono sapere di Redbird. Allora, che dire, non è che esista una vera risposta. Sicuramente vedere che all'interno del fondo comandato dal nuovo patron del Milan, Jerry Cardinale, ci sono di fatto nomi altisonanti, quale fra tutti come nome singolo LeBron James o il cantante Drake, sicuramente strappa un sorriso positivo. Ovviamente, perché strappa un sorriso positivo? Perché stiamo parlando di una star a livello mondiale, una musicale, l'altra del magico mondo dell'NBA, che poi in realtà è uno sport planetario. Che altro dire? Poi le cose verranno confermate, lo scopriremo al CDA, al primo CDA, veramente chi sarà dentro, chi sarà fuori, comunque avremo più risposte più specifiche. E sapere che all'interno di questa della cordata guidata da Jerry Cardinale ci siano dentro anche i New York Yankees mi fa anche qua sperare in una potenza clamorosa, perché i New York Yankees, credo che quando si parli di baseball si parli di New York Yankees. Stiamo parlando della squadra più iconica del baseball a livello mondiale. Quindi è tanta roba avere associato appunto i New York Yankees, avere associati al Milan. Cioè, per intenderci, per chi non conoscesse un minimo di baseball, i New York Yankees stanno, come nel calcio, il Real Madrid, lo United, questo tipo di squadre. Quindi immaginatevi voi che cosa vuol dire aver associato questo brand Milan New York Yankees. Secondo me sono tutte notizie positive. Poi la realtà, per capire se saranno positive al 100%, la realtà sarà quella di vedere cosa faranno sul mercato, come gestiranno la squadra, se sarà una versione di Elliott magari con più soldi da investire. E bisognerà capire tutte queste cose, perché poi alla fine al tifoso che la maglia del Milan la indossi LeBron James o la indossi Drake o Snoop Dogg o Steph Curry interessa in maniera relativa. Al tifoso del Milan interessa che ci siano degli investimenti a livello sportivo, non soltanto a livello di stadio, a livello di strutture, ma anche di sport, di campo, e gli interessa vincere, perché poi è questo che a noi interessa. Dico noi perché per un momento mi svesto i panni del giornalista e voglio fare quelle del tifoso. Alla fine, parliamoci chiaro, che ci siano i conti a posto, siamo tutti felici, ben venga, perché rivivere le cose con la UEFA, col fair play finanziario, non ci tiene nessuno. E va bene così, ci piace aver chiuso questo capitolo.
Però poi alla fine quello che interessa allo sport, al tifoso sportivo è quello di poter vincere, quello di andare poi a giugno a festeggiare in Piazza Duomo il trofeo. E poi voi lo sapete qual è la mia visione molto, come si può dire, sì, molto, molto grossa, gloriosa. Cioè io da milanista, per me vincere non è certo vincere lo scudetto, cioè felice di aver vinto lo scudetto, ero in Piazza Duomo anche io a festeggiare, però da milanista sono stato abituato bene, per me vincere vuol dire alzare la Champions. Quindi la vera domanda è: questo fondo di investimento Red Bird, con poi tutti i suoi consociati, insomma questa cordata, questa potenza, in quanto può portare il Milan a essere veramente competitivo in Champions League? Questa è la domanda che tutti noi ci vogliamo fare, ci chiediamo e continuiamo a chiederci. Vogliamo tornare competitivi anche in Champions League, non solo in campionato. Quindi, per poter fare questo discorso, è ovvio, è normale, è umano che andiamo a vedere come si comporteranno sul mercato. È ovvio che Red Bird adesso non potrà fare acquisti perché il mercato chiude tra pochissimo. Quindi è normale che non può intavolare delle trattative più o meno clamorose, però già da gennaio e giugno dell'anno prossimo il tifoso si aspetta, ripeto, io sono sempre sull'onda del progetto giovani, che sia chiaro, progetto giovani, ma si aspetta di prendere più di un De Ketelaere, per intenderci. Il tifoso in questo momento sogna di prendere un De Ketelaere, sto inventando, a destra, un De Ketelaere centro avanti e via così, in modo da poter dire: sto prendendo veramente i migliori giovani del mondo e veramente cerco di costruire una squadra che durerà negli anni sostenibile. Vediamo, poi vediamo se il fondo Redbird si presenterà vendendo Leao o facendogli rinnovare il contratto, perché anche questo potrebbe essere molto uno specchietto che ci fa capire le vere intenzioni del fondo Red Bull. Perché se rinnovi Leao, da fuori, da ignorante in questo caso, mi viene da dire è un progetto importante, ti presenti bene, blocchi i tuoi talenti migliori. Però se poi il tuo obiettivo è di vendere Leao in qualche maniera per non perderci soldi e reinvestire qualcosina così in giro, magari la metà della cifra che hai guadagnato su Leao, ragazzi, tutto questo lascia qualche dubbio, qualche perplessità che è lecita e umana. Quindi ragazzi, non so che dirvi, aspettiamo il tempo, i fatti, e poi tireremo le nostre conclusioni. Non credo che dovremmo aspettare poi così tanto, credo che lo capiremo in breve tempo quali siano le vere intenzioni del fondo, perché c'è una parte, poi chiudo, che pensa che il fondo è arrivato soltanto per fare una speculazione edilizia, cioè costruire il nuovo stadio, tutto quello che ne consegue, e chi invece dice che è un fondo che investe realmente nello sport. Da quello che mi sono informato io, entrambe le cose. Cioè sì, vorranno fare una speculazione edilizia, come giusto e lecito che sia, perché è normale che tu cerchi di guadagnare il più possibile, ma da quello che ho letto e ho capito è gente che comunque nello sport investe e ci crede. Le due cose secondo me possono andare a viaggiare benissimo in parallelo, cioè faccio lo stadio, guadagno, creo quello che creo intorno allo stadio, dall'altra parte guadagno anche nello sport, investendo nello sport e nel gioco. Detto questo vi saluto, vi ricordo, riscrivetevi, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale di YouTube, mettete like alla pagina, visitate il sito milanorossonera.it ed è tutto da Jacopo Galvani. Un bacio, forza Milan, sempre!